Buongiorno e buona domenica a tutti. Eccoci al nostro secondo appuntamento con Antonio Scialdone, sindaco. Questa mattina e fino alle 20 di questa sera è stato allestito in piazza Riccardo II dalla rinnovata Protezione Civile, che ringrazio, un gazebo per la raccolta fondi per gli alluvionati dell'Emilia Romagna. Invito tutti i cittadini di Vitulazio a partecipare a questa bella iniziativa. Nel corso della settimana che è passata ho proceduto a nominare la giunta, vice sindaco è stato nominato l'avvocato Melania Russo, assessori Francesco Di Gaetano, Antimo Scialdone e l'avvocato Antonella Cirilli. Ho proceduto a convocare il primo consiglio comunale di insediamento, che si terrà giorno 3 giugno alle ore 10 del mattino. Tutti i cittadini di Vitulazio sono invitati a partecipare. Preannuncio che i consigli comunali tendenzialmente saranno tutti convocati sabato mattina intorno alle ore 10 per consentire proprio a tutti i cittadini di partecipare ai lavori del consiglio. In questa settimana poi mi sono interessato ad una serie di questioni importanti per Vitulazio, per il nostro territorio e per i cittadini di Vitulazio. Ho attivato una serie di tavoli per un confronto tecnico su una serie di progetti e proprio lunedì pomeriggio avrò una riunione alle ore 15 presso la sala consiliare con tutti i progettisti per coordinare queste attività di progettazioni. Mi sono interessato al progetto che vedeva finanziato l'abbattimento e la ricostruzione della scuola media. Purtroppo sono andato in regione, ho parlato con i responsabili regionali e con i competenti uffici tecnici regionali. Il finanziamento, quindi ve lo annuncio in maniera precisa, è andato perso, nonostante tutta un'interlocuzione che c'era stata prima con il comune di Vitulazio. Non sono state attivate una serie di procedure così come richiesto e pertanto il finanziamento è andato definitivamente perso. Ci sono in corso dei bandi nuovi su cui andremo a candidare nuovi progetti e in particolare ovviamente il polo scolastico, che è uno dei primi punti programmatici di questa nuova amministrazione. Inoltre ho interloquito con il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione, il PNRR, con il ministro Raffaele Fitto, e sulla questione dei beni confiscati. E purtroppo anche in questo caso il secondo progetto dei beni confiscati non sarà finanziato. Ho ricevuto questa nota dal Ministero, subito ho ricevuto questa nota dal Ministero, dalla segreteria del Ministro, e sarà difficile purtroppo recuperare questo finanziamento per una serie di questioni tecniche che non sono state ancora risolte, nonostante l'Agenzia per la coesione territoriale abbia invitato prima il Comune di Vitulazio ad attivare un soccorso istruttorio che non ha avuto esito positivo. Pertanto, come vedete, noi ogni giorno lavoriamo per Vitulazio, mettiamo in campo il massimo dell'impegno per il nostro territorio, oltre a quello che è la ordinaria amministrazione, che non faremo mai mancare per garantire i migliori servizi ai cittadini di Vitulazio. E con questo vi saluto e arrivederci a domenica.